Lazio, al di là del poi torniamo alla Regione Lazio, perché ci sono altre tre cose che la Regione Lazio potrebbe fare da subito, prima che si arrivi allo scioglimento alle prossime elezioni, che secondo me dovete chiedere. Però partiamo dalla madre generale. Bisogna far modificare con un articolo di legge in Parlamento questo comma qua, il comma 27 dell'articolo 32 della legge 327/2003. Non è una cosa complicata, cioè c'è bisogno di un legislatore, di uno scienziato. Basta dire che si attuano le stesse previsioni e le stesse questioni poste dalla legge 4785, punto. Non è che c'è bisogno di aggiungere altro. Non bisogna riaprire, perché queste cosa ti dicono in Parlamento, perché voi sapete che ci hanno provato in tanti, non è che non ci ha provato nessuno, e fino ad oggi purtroppo nelle ultime legislature non è stato possibile, sono stati presentati vari emendamenti, varie proposte di legge, vari emendamenti alla legge di stabilità, però poi c'è sempre stato il muro da parte del governo, da parte delle sovrintendenze, da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché ci hanno ma così riapriamo nuovamente la storia di noi. Se si vuole fare una cosa che possa avere un minimo di speranza, anche se con le condizioni dell'attuale Parlamento la vedo sinceramente, opinione personale, complicato, però è una cosa che se c'è una mobilitazione dal basso forte può darsi pure che, e avvicinandosi alle elezioni qualcuno si convinca, soprattutto chi governa, perché poi i voti ce l'hanno il governo, non è che ce l'hanno gli altri che stanno all'opposizione, che hanno presentato varie proposte di legge, in particolare molti parlamentari campani per le vicende, la situazione della Campania, perché oltretutto nella Campania c'è un problema ulteriore, perché all'epoca la legge regionale fu fatta molto più restrittiva di quella nazionale, quindi chiaramente ha creato ulteriori problemi a quelli che già ci sono in altre regioni, tra cui il Lazio. Quindi bisogna fare in modo che si specifichi chiaramente che la richiesta non sia di riaprire i termini del condono, perché se noi diciamo questa cosa non passerà mai. Bisogna dire chi ha presentato domanda quando era prevista appunto dall'articolo 32 della 326 del 2003, anche se è in zona vincolata, può ricevere il condono previa acquisizione dei pareri previsti dalle autorità competenti, punto. Questo è per quanto riguarda, diciamo, quello che si può fare a livello nazionale, con le difficoltà della situazione. Purtroppo oggi in Italia siamo in un clima iperambientalista ideologico, quindi questo non è che potete non considerarlo, e quindi il Parlamento è un Parlamento delegittimato, e quindi chiunque prova o ha provato a fare questa cosa, un minuto dopo si trova l'articolo di Stella e di Rizzo sul Corriere della Sera, si trova Repubblica che spara addosso da tutte le parti, si trova Report, Striscia la Notizia e Compagnia Varia che gli spara addosso, perché questa è la storia di questo paese. Cioè oggi governano loro, non governa il Parlamento, non governano, non si, delle situazioni che sono state raccontate, che ha raccontato l'assessore, che raccontate voi e che vivete voi direttamente, non ne sanno nulla, non gliene frega nulla. Tanto quello si è comprato una casa a Piazza di Spagna, guadagna 400.000 euro l'anno, qual è che gli frega? La povera gente che si è costruita la casa per conto proprio, anche per responsabilità delle amministrazioni, certo, sono state in grado di pianificare in maniera corretta il territorio, di dare delle opportunità e compagnia varia, punto. Questo è il problema che scugliamo di fronte, per cui io dico questa strada proviamola. Io posso mettere a disposizione una decina di senatori e una quindicina di deputati, ma più di quelli, quindi quelli sono pronti, quelli sono pronti a, diciamo, che fanno quello che gli chiedo io, però non basta, ce ne vuole qualcuno in più, insomma, per arrivare a 315 alla Camera e a 150, 170 al Senato. Invece, diciamo questo per quanto riguarda la parte nazionale, invece ci sarebbero alcune cose simpatiche che potrebbero essere fatte dalla Regione, da parte della Regione. Poi c'è anche un'altra cosa che possono fare i comuni, che può portare, perché
di febbraio del 2012 che apre ad un'interpretazione diversa dell'articolo 32, del comma 27 dell'articolo 32. E questa è una sentenza che si può mandare alla procura che richiede dell'acquisizione accompagnata e anche agli uffici